Sono poche le località che non si concedono almeno una sfilata di carnevale. Noi abbiamo scelto oggi Salorno e Bolzano per seguire maschere, carri e personaggi strambi. Tutto il paese in piazza per Perkeo. I bambini veri lo aspettano chiamandolo per nome e i grandi tornano bambini. Finalmente ci voleva qualcosa per smuovere un po' il divertimento. Sì, no, ci vuole tutto. Una scommessa vinta, carri e maschere di nuovo a Salorno insieme a un buffo personaggio davvero esistito e celebrato ancora oggi ad Heidelberg da statue e canti studenteschi. A ripescarlo dalla storia, un'associazione culturale è nata per riportare in paese la tradizione secolare del carnevale, abbandonata da più di 20 anni. Perché è nata a Salorno nel 1702, poi era un fabbottone, cioè faceva i bottoni, e ad Innsbruck ha incontrato questo conte che poi è andato a finire a Heidelberg, perché naturalmente con la sua intelligenza e bravura non è rimasto solo come giullare, è diventato coppiere, guardiano della più grande botte allora del mondo. Il Fabottoni, malato di diabete insipidus, deve il suo soprannome alla risposta che dava ogni offerta alcolica: perché no? Oggi ha attraversato le vie del paese di cui sarà borgomastro fino a Martedì Grasso. In prigione la vecchia giunta, il sindaco Giorgio Giacomozzi l'ha presa con filosofia. Iniziativa bellissima, a parte il nostro arresto.